Radio Stuni News, le notizie di Radio Stuni. Giovedì 8 dicembre 2022, Immacolata Concezione. Dallo studio 3 Lillo Zaccaria per le news. Questa sera alle 18 nella magica Piazza della Libertà, accensione dell'albero di Natale. Posizionato nella giornata di ieri insieme alle scritte luminose Auguri Ostuni, poste sulla facciata del municipio. Testata l'illuminazione con luci gialle e bianche a LED, nel segno della magia delle feste, simbolo di pace e speranza. Nei prossimi giorni sarà completato anche l'addobbo delle vie cittadine. Alle 17 inizia la parata di Natale, che attraverserà Viale Pola e le vie del centro, per poi giungere nella Villa Comunale per l'accensione alle 19.30 dell'albero all'uncinetto, alto 14 metri. Si inaugura il villaggio di Natale realizzato con mattonelle all'uncinetto dalle nonne dell'associazione Il Filo di Arianna. Oggi si festeggia la solennità dell'Immacolata Concezione con due sante messe alle 10.30 e alle 12, mentre alle 18 celebrazione eucaristica con la consacrazione dei nuovi confratelli e consorelle. A seguire alle 19 la processione O Flambeau con la statua dell'Immacolata che dalla chiesa di San Francesco raggiungerà il monumento ai caduti. Si informa la cittadinanza che la farmacia Matarrese si è dotata di un nuovo punto vendita per la distribuzione dei farmaci, rilevando la gestione della farmacia di Corso Mazzini al civico numero 20, il servizio. Questa farmacia per noi rappresenta sicuramente un arricchimento del nostro percorso professionale. È una farmacia alla quale siamo particolarmente affezionati perché è appartenuto già in passato a un amico intimo di mia madre, era un collega di mia madre, dottor Rodio, poi è stata gestita dal figlio Riccardo, mio amico da sempre, e quindi ci lega un affetto particolare. Abbiamo voluto fare questo investimento per dare anche un servizio migliore alla nostra clientela che era distribuita in tutto il territorio ostunese e speriamo di poter arricchire la nostra esperienza professionale con questa nuova avventura. Il nome della farmacia, Farmacia Matarrese Corso Mazzini, è un po' legato alla storia della nostra famiglia, quindi tutto nato tanti anni fa da mia nonna, dottoressa Mimina Matarrese, conservata da mio padre, ed era doveroso appunto mantenere vivo il suo ricordo. Corso Mazzini è la zona dove la farmacia è ubicata, quindi abbiamo aggiunto Corso Mazzini per poter identificare meglio la zona della farmacia. Il DUC, Distretto Urbano del Commercio di Ostuni, organizza oggi dalle 16.30 alle 18.30 con partenza dalla villetta Cristo Re, Ostuni ai tempi di. La città diviene il palcoscenico di un inedito teatro. Tra i vicoli e le strade si muoveranno gli attori interpretando personaggi storici della città. Il bollettino di ieri registra 1.646 contagi in Puglia e 8 decessi, 180 casi Covid nella nostra provincia. La farmacia in piazza effettua quest'oggi il turno pomeridiano e notturno. Meteo, tempo variabile con annuvolamenti a tratti compatti e locali piogge. Venti deboli dai quadranti sud-occidentali, temperature in diminuzione, mare poco mosso. Citazione odierna. Tutti sono capaci di complicare, pochi sono capaci di semplificare. Grazie per aver preferito la nostra informazione.